Eccoci, ciao a tutti, benvenuti nel mio canale e bentornati se già mi conoscete. Questo è il mio primo home tour, farò proprio una cosa molto alla buona. Home tour edizione Christmas, tra l'altro. Volevo solo fare un piccolo disclaimer: questa è una casa in cui sono in affitto con il mio ragazzo e tra l'altro abbiamo anche un contratto breve, per cui non ci siamo potuti permettere di fare chissà che cambiamenti, ad esempio cominciando dalle pareti, questo è un colore che non abbiamo scelto noi e che all'inizio poteva anche starci, nel senso che era carino, particolare, però devo dire che mi ha davvero stufato, quindi partiamo già con questo. Comunque forse è meglio accendere la luce perché direi che la giornata non è delle migliori, quindi accendiamo la luce. Ed eccoci qui. Allora, avete visto l'ingresso? Questa è una decorazione. Tutte le decorazioni natalizie le ho prese da anni, tipo almeno 3 anni, quando vivevo ancora con i miei genitori. Per cui qua c'è il salotto, qua c'è la cucina, lì la camera da letto, il bagno e basta. Qua c'è, diciamo, un ingressino. Qua ci sono io, hola. Qui c'è l'attaccapanni con anche il casco della bici del mio ragazzo, ma vabbè. Ed eccoci qua, prima decorazione super natalizia, penso proprio la migliore decorazione di tutte, l'albero di Natale. L'ho preso al Lidl, l'anno scorso avevo già provato a prenderlo, ma era finito e quest'anno mi sono precipitata, tipo il primo giorno in cui c'era l'offerta. L'ho pagato 19,90 ed è un albero di 1,80 m, quindi era veramente conveniente. Infatti, guarda caso, il mattino, quindi il giorno stesso dell'offerta, ce n'era già solo più uno e l'ho preso. Poi non so se li hanno rimessi, però rendiamoci conto. Quindi mi è andata bene. Le decorazioni quest'anno le abbiamo volute fare blu e argentate. Secondo me col bianco ci sta proprio bene. Poi al di là di tutto, a me il rosso non fa impazzire. Quindi è andata così. Mi piace un sacco, soprattutto le luci stanno davvero bene. Secondo me sotto ci sono alcuni regali e autoregali. E poi di qua c'è un piccolo presepino con delle luci. Queste qua sono quelle finte, non le accendo mai, però vabbè. E con cotone, neve e via. Poi sotto, ah sì, vedete una piccola trappola per insettini perché c'era una pianta che adesso ho messo fuori che purtroppo mi aveva dato il problema degli insettini, quindi ho utilizzato questo metodo naturale con l'aceto di mele e devo dire che ha funzionato. Adesso posso anche toglierlo, mi ero dimenticata di toglierlo. Poi lì c'è la mia Polaroid, quello è il contenitore, all'interno c'è la Instax Mini 8. Poi qua ci sono delle candele, sono quelle classiche bianche che accendo in giro per la casa, e lì ci sono non mi ricordo come si chiamano, di Yankee Candle, tra cui anche uno lì dietro di Natale, però non penso che li comprerò più perché sono pieni di paraffina e non fanno proprio bene. Poi di qua ci sono i tappetini yoga con anche altre cose, tipo l'elastico, il roll. Poi di qui abbiamo la scrivania, la scrivania con un calendario, forse è meglio indicare effettivamente, calendario personalizzato fatto dal mio ragazzo che purtroppo ormai di end perché siamo a dicembre. Poi c'è il mio tablet che non funziona più tanto bene, però vabbè, delle mie cuffie, una foto, poi vabbè, portapenne, agendine varie, computer. Lì c'è una foto della mia nonnina che non c'è più. E poi qua tarocchi, di solito metto sempre quelli che faccio durante la settimana. Adesso abbiamo l'appeso, le stelle e la forza. Comunque anche qui potrei accendere la luce effettivamente perché vedo un po' sgranato. Forse è meglio, sì, direi proprio di sì. Questa è una piccola decorazione, diciamo che la utilizzo d'autunno, però ho messo tipo questo piccolo Babbo Natale, così l'ho potuta utilizzare anche per Natale. Metto una candela che ieri sera è finita, quindi sarà da cambiare. Poi qua ci sono tutti i miei bellissimi evidenziatori. Questa parte è la parte del mio ragazzo, ovviamente, piena di schifezzine, tipo scontrini vecchi da buttare. Invece la mia ordinatissima. Non fateci caso, sembra che il computer abbia delle impronte, però questa custodia non so perché è trasparente, opaca e purtroppo è rimasta così, cioè tipo dopo il primo utilizzo, nonostante la pulisca regolarmente. Quindi di qua abbiamo una visione dell'albero anche con la luce. Qui c'è il divano con i miei vari plaid e quel cuscino l'ho preso quest'autunno da Ikea
sì, è più autunnale che natalizio, però l'ho tenuto, poi diciamo che a gennaio lo toglierò. E quelli sono i miei cuscini, tre cuscini che avevo preso su AliExpress, e sono tre carte di tarocchi, le stelle, il sole e la luna. Poi qui abbiamo, vabbè, un giornale, lasciamo perdere, un puff che ho preso da Epicasa, mi sembra. Questa è una piantina che purtroppo sta morendo, se avete dei suggerimenti sono ben accetti. Poi vabbè, caramelle, questa invece è una candela che ho preso l'anno scorso con il mio ragazzo in una fiera ed è fatta tutta con cera naturale, è profumatissima, quindi è anche un peccato utilizzarla perché è bella, quindi non so quando l'abbiamo accesa una volta, poi ci siamo pentiti, l'abbiamo spenta subito. Dettagli. Poi di qua ho il caricatore in cui appoggio il telefono quando voglio, e vabbè, sotto caricatori vari lasciamo stare. Qui ci sono le tende, altre piccolissime decorazioni di Natale, vi faccio vedere velocemente. Qua appunto per mettere la tarta di Yankee Candle, un'altra candelina, purpurri, eccetera eccetera. Poi questo, è vero, effettivamente potevo attivarlo, me l'ha regalato l'anno scorso mia sorella per il compleanno ed è rilassantissimo quando si accende perché esce fuori l'acqua e niente, quindi è molto carino, solo che appunto adesso è pure... si era un attimo assonnato lui. Però l'unica cosa che si sente un po' troppo è il motorino, e quindi quello è una, diciamo, una pecca. Poi qui incensi, collage di foto, CD, io ho una passione per i CD, mi piace collezionarli, e dietro c'è anche un vinile. Sì, qui c'è un babbo, si mette a fuoco, eccolo qui. Olè. Qui abbiamo libri vari, TV, e qui questo è un po' un angolo, il mio angolo personale. Qui ci sono i miei tarocchi, qui c'è una candela che ho finito giusto ieri, era la cannella, e questa è quella che devo iniziare, la candela di Natale che ho preso per quest'anno. Poi lì c'è un libro in inglese, il primo libro totalmente in inglese che abbia mai letto. E niente, qua di solito ci metto le pietre, i miei cristalli, ma adesso li ho sul comodino perché ne sentivo la necessità. Ci sono dei DVD e qui c'è una roba molto molto vintage che sarebbe il Nintendo, tipo il primo Nintendo della fine degli anni 80, quindi top. E qui invece abbiamo una chitarra. Poi a livello di decorazioni natalizie ho anche voluto mettere dei fiocchi alla porta, e non fateci caso, alle porte purtroppo sono molto vecchie e questa è un'altra cosa che vorrei cambiare della casa, insieme anche ai pavimenti, che però sono cose un po' più, diciamo, da compro la casa e faccio quello che voglio. Comunque andiamo in cucina, eccoci qua, accendiamo la luce. Ho messo, sì, qui c'è una scritta love, non so se... ma devo cambiare le pile perché sono praticamente scariche, e anche queste di questa tipo edera finta sono praticamente scariche. Sì, ho lasciato ad asciugare perché mi sono appena fatta il tè matcha, il bollitore, qualche foglia autunnale e sopra le foglie con le lucine. Questo è il mio angolo del caffè, guai a chi me lo tocca, macchinetta della Nescafè, poi lì mettiamo le cialde, quelle lì utilizzate. Questa pianta è la pianta del caffè, quindi assolutamente matching, coffee arabica, l'ho presa da Ikea e c'era anche inclusa la tazza, troppo carina. Poi vabbè, due contenitori, anch'essi molto carini, li ho presi da Maison du Monde. I taglieri, la macchina del caffè americano, questo è un acquisto recente, l'abbiamo presa col Black Friday ed è fighissimo perché è programmabile, e quindi al mattino ci svegliamo con l'odore di caffè oltre che il rumore della macchinetta, è molto molto carina. Poi qui... vabbè, utensili, queste cose qui, inutile che... cioè non sto qui a farvele vedere, insomma. Di natalizio, in questa parte della casa, c'è lui. Ok, procediamo e andiamo verso... vabbè, qui, se volete vedere, c'è Baymax in salvadanaio, l'avevo regalato al mio ragazzo. Qui ci sono delle pietre vulcaniche dell'Etna. Qui c'è lui, anche lui è natalizio, Olaf. E vabbè, mascherina, sappiamo il periodo. Andiamo in bagno. Eccoci qua, eccomi. Che visione.
Qui abbiamo il lavandino, qui utilizzo i prodotti, cioè metto i prodotti che utilizzo di solito e basta, cosa vi devo far vedere? Qui di natalizio non c'è un bel niente, direi. Ora, ci sono i pennelli ad asciugare, anche se non mi trucco praticamente mai da quando c'è il Covid, se non per fare i video. E basta, la lavatrice è aperta perché è appena finito di lavare e devo andare a stendere, che bello. Andiamo in camera da letto, ecco qui dove faccio i video. Di solito vedete questa parte qui, io mi metto lì a girare il video e non ho acceso la luce, accendiamo. Ok, qui ci sono due cuscini, due federe per il cuscino natalizie che avevo preso l'anno scorso. Poi ci sono, vabbè, li ho presi in un supermercato a Linz. Poi ci sono cuscini, questo qua l'ho preso diversi anni fa, ce l'avevo già a casa dei miei e l'ho preso nel negozio che si chiama Casa. Quello dietro anche, mi sembra, no, l'ho preso da Conforama. Poi invece questi due li ho presi entrambi su AliExpress. Anche la coperta l'ho presa tipo 4 anni fa su AliExpress. Il comodino del mio ragazzo, ovviamente più disordinato del mio, ordinatissimo. Questo, sì, qui ci sono delle decorazioni natalizie, un altro piccolissimo presepino, un alberello, qua tutto mignon, diciamo. E poi lì dentro, se diciamo metto la candela, ci sono tutti i colori. Questo me l'ha portato una mia amica dal Marocco. Poi qui c'è la LED ring, vabbè, e qui ci sono io, ciao! Quella è una sedia in cui mettiamo i vestiti, si spera sia abbastanza in ordine, ma più o meno. E basta, questo è quanto. Il corridoio, vabbè, vi faccio vedere solo questo. Questo è il diffusore, il telefono di casa che non utilizziamo praticamente mai, il modem, l'igienizzante appena entrati perché è importante, e un'altra piccola Yankee Candle che non ho ancora mai aperto. Qui ci sono io, spero che questo mini tour vi sia piaciuto. Mi sono dimenticata di farvi vedere questa campanellina super natalizia. Non ho chissà che grandi decorazioni, però spero comunque che vi abbia fatto piacere vedere questo piccolo home tour. Quindi buon Natale a tutti e noi ci vediamo al prossimo video. E ricordate che se state guardando la luna, la sto guardando anche io. Ciao!